Ma insomma, noi abbiamo fatto un po' il punto della situazione. Questo è un tema che in Regione Campania fino al 2017 non esisteva proprio. Misi io in campo perché le prime sollecitazioni all'epoca, quando vinsi l'idea da Presidente della Commissione Agricoltura, furono legate al cinghiale. Ma insomma, in poco meno di 4 anni il fenomeno è diventato molto più importante. Abbiamo avviato una serie di iter legislativi per provare a combattere questo fenomeno. Purtroppo c'è una cappa che è legata alla burocrazia e una legge nazionale, la 157, che vincola i livelli locali, e quindi rispetto a questo poco si può fare. Il dato rilevante è che insomma, i danni da cinghiale di anno in anno aumentano come numero. Siamo arrivati dal 2016 ad oggi a quasi 4 milioni di euro di richieste di danno, e quindi su questo ovviamente bisogna lavorare. Considerate che purtroppo l'anno scorso, causa Covid, le battute di caccia non si sono fatte perché è stato bloccato tutto, quindi questo ha comportato un ulteriore aumento. Ora partiranno le battute di caccia selettive e dedicate, sono stati fermati dei selettori per controllare il territorio, stasera abbiamo definito anche un programma con le associazioni di categoria di controllo del territorio attraverso gli ATC. Insomma, facciamo tutto quello che è nelle nostre possibilità, considerando che, ripeto, il tema è di carattere nazionale e la Regione può intervenire in maniera parziale se non superiamo il fenomeno della legge nazionale, la famosa 157. Tra l'altro, se vedete i TG nazionali, vedrete che in tutta Italia questa situazione è veramente drammatica. Quindi va fatto uno sforzo al Parlamento, dai parlamentari, per modificare la legge, dopodiché possiamo intervenire noi. Nelle more di questo, noi abbiamo una legge che, ripeto, è stata bloccata perché sottordinata rispetto alla legge nazionale, e che comunque è arrivata alla fine del suo iter, perché poi per burocrazia abbiamo dovuto fare anche la valutazione ambientale, quindi una cosa lunghissima, ma è arrivata alla fine del suo iter. Noi siamo pronti e nelle more proviamo a controllare il territorio con il personale, le forze e soprattutto i volontari che abbiamo. No, il problema non sono gli animalisti, il problema sarebbe il minus. Il problema è che, volendo prolungare le battute di caccia, ti scontri con quella che è la legge nazionale. Noi due anni fa, prima del Covid, che già il fenomeno era importante, non come oggi, provammo ad allungare le battute di caccia, ci fu un ricorso al TAR, e di fronte a un ricorso al TAR legato sempre a questa famosa legge 157, che è la legge nazionale, dovemmo fare un passo indietro. Perciò dico, insomma, qui un po', lo dicevo prima, è un po' tipo il fenomeno sanitario. Io credo che bisogna dare più poteri alle regioni rispetto a questo tema, in maniera tale che ogni regione, che ha realtà e situazioni diversificate, diverse sicuramente rispetto ad altre regioni d'Italia, si possa muovere con maggiori poteri. No, veramente è stato un primo incontro molto produttivo e principalmente di conoscenza, in quanto il problema è di grandissimo e molto grave, in quanto dall'anno scorso a quest'anno non è stato fatto nessun intervento, e per cui la popolazione, insomma, dei cinghiali si è raddoppiata, quindi abbiamo veramente un'emergenza elevata, e ovviamente questo incontro ci ha dato la possibilità di una maggiore conoscenza degli interventi da mettere in campo immediatamente, perché le colture tra poco, insomma, devono essere raccolte, quindi per evitare ulteriori danni, e poi programmare per il futuro un piano di contenimento sia con le catture, con gli abbattimenti, eccetera. Stiamo cercando, attraverso tutti gli operatori e ovviamente anche i rappresentanti produttivi, di fare in modo di contenere per il futuro, insomma, perché ormai siamo veramente allo sbando, c'è un numero elevatissimo di ungolati che ovviamente minaccia addirittura anche le abitazioni, quindi oltre alla scarsa produttività, insomma, normalmente, che si è verificato quest'anno, e che gli agricoltori hanno già un danno notevole, e si aggiunge anche questo dei cinghiali. Quindi noi, come tecnici e come agronomi, stiamo cercando di dare
dare un supporto agli agricoltori per poter contenere questi ulteriori danni. Insomma, ci sono tante, da questi incontri si sono individuate diverse problematiche, e quindi hanno individuato anche dei metodi di contenimento abbastanza validi. Speriamo di risolvere i problemi.